oggetto di questo processo, giusto a quanto è stato chiarito e precisato nei capi di imputazione di cui è stata data lettura dal Presidente alla fine dell'udienza scorsa, è la dimostrazione della responsabilità dell'imputato Gaetano Scinà per il reato di partecipazione organica all'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, nonché la dimostrazione della responsabilità dell'imputato Marcello Dell'Utri per il reato di concorso esterno alla stessa organizzazione criminale. In particolare, questa procura dimostrerà, a mezzo della istruttoria dibattimentale e in specie attraverso prove testimoniali, documentali e reali, che l'imputato Marcello Dell'Utri ha intrattenuto continuativi rapporti di complicità con l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, organizzazione che il Dell'Utri ha favorito e dalla quale è stato a sua volta favorito nel lungo arco di tempo dell'ultimo trentennio, e che tali rapporti si sono costituiti, consolidati e sviluppati nel tempo soprattutto per mezzo dell'imputato Gaetano Scinà, donde la sua compresenza in questo processo. Riguardo al Scinà, questa procura intende dimostrare, sempre con i mezzi di prova sopra indicati, dei quali chiederà l'ammissione dopo questa esposizione, che il Scinà, prima uomo d'onore della famiglia di Malaspina, è successivamente posato, posto ai margini dell'organizzazione per motivi d'onore, ha continuato a mantenere stretti rapporti con l'organizzazione mafiosa, che lo hanno fatto ritenere più affidabile di un uomo d'onore, proprio in quanto tramite nel rapporto per l'organizzazione indubbiamente essenziale con il Dell'Utri. Al fine di provare le condotte di reato contestate, quest'ufficio dimostrerà i seguenti fatti. Primo fatto: negli anni 1964-65 Marcello Dell'Utri viene assunto una prima volta dall'imprenditore Silvio Berlusconi presso la Edil Nord, società in accomandita semplice, in qualità di segretario del presidente, lo stesso dottor Silvio Berlusconi. È proprio in questo periodo che la società Edil Nord instaura rapporti con la banca Rasini, ritenuta già allora dagli organi investigativi, come si dimostrerà in questo dibattimento, crocevia di interessi della criminalità organizzata milanese in genere e di quella facente capo a Cosa Nostra nei suoi insediamenti milanesi in particolare. Secondo fatto: subito dopo questa prima esperienza lavorativa, Dell'Utri va via da Milano per risiedere prima a Roma negli anni 65-66-67, ove lavora come direttore sportivo del centro sportivo Elis, e successivamente a Palermo, ove lavora con le stesse mansioni presso la società sportiva Athletic Club Bacigalupo. E proprio presso il club calcistico Bacigalupo, secondo quanto risulta accertato e ci si propone di dimostrare, e salve ulteriori risultanze, che si registrano i primi rapporti certi tra esponenti mafiosi e il Dell'Utri. Invero, in questi anni il Dell'Utri frequenta Vittorio Mangano, uomo d'onore della famiglia di Portanuova e nello stesso tempo con particolarissimi rapporti personali che lo legano a Stefano Bontate, da ultimo ancora negli anni 93-94 reggente del mandamento di Portanuova dopo l'arresto di la costituzione di Salvatore Cancelli. Ma comunque già in quegli ultimi anni 60 si registrano queste frequentazioni Dell'Utri Mangano e le frequentazioni Dell'Utri Gaetano Scinà. Terzo fatto: nello stesso periodo, fine anni 60,
il Dell'Utri conosce i fratelli Citarda, Giuseppe e Salvatore, uomini d'onore sempre della famiglia di Malaspina, come lo è già il Cinà. Conosce inoltre Giuseppe Albanese, importante uomo d'onore della famiglia di Malaspina, sempre della stessa famiglia, già imputato e capofila del cosiddetto processo dei 114, svoltosi a Catanzaro, faccia pulita dell'organizzazione mafiosa negli anni 60 e tramite della stessa con vari esponenti del mondo politico. Questa famiglia, sempre quindi questi contatti con la famiglia di Malaspina, che già allora era assai vicina, come anticipavo poc'anzi, alle posizioni di Stefano Bontate e fra le più attive, almeno fino alla fine degli anni 70, nella gestione del rapporto tra Cosa Nostra ed ambienti politici palermitani. Quarto fatto. Dopo una breve esperienza lavorativa presso la Sicilcassa, dal febbraio 1970 al marzo del 1974, il 5 marzo, precisamente il 5 marzo 1974, Marcello Dell'Utri presenta domanda di dimissioni con decorrenza dall'aprile dello stesso anno, dovendo trasferirsi. La frase che cito è tratta da una documentazione di cui si chiederà l'ammissione, a Milano per assumere altro incarico presso azienda privata. Invero, contemporaneamente all'acquisizione di Villa Casati di Arcore, il Dell'Utri viene nuovamente contattato ed assunto dal Berlusconi quale segretario privato. Quinto fatto. Proprio dopo qualche mese, il Dell'Utri arriva ad Arcore ed è lui personalmente, come si dimostrerà in questo dibattimento, a proporre al Berlusconi di assumere il mafioso Vittorio Mangano. Ed è ancora il Dell'Utri personalmente, insieme a Gaetano Città, che si reca nell'abitazione palermitana di Vittorio Mangano in via Peppignano per proporgli di andare a lavorare ad Arcore. Dopo qualche settimana il Mangano si trasferisce a Milano. Sesto fatto. Il Mangano viene assunto a seguito di un incontro organizzato da Marcello Dell'Utri, cui partecipano vari esponenti di Cosa Nostra, e precisamente Stefano Bontate, Girolamo detto Mimmo Teresi, entrambi della famiglia di Santa Maria di Gesù, Gaetano Cinà della famiglia di Malaspina, Francesco Di Carlo della famiglia di Altofonte. A questo incontro partecipano i predetti uomini d'onore, partecipa Marcello Dell'Utri e partecipa l'imprenditore Silvio Berlusconi, il quale, la ragione dell'incontro sta in questo, aveva subito poco tempo prima serie minacce di sequestro riguardanti lui stesso e taluno dei suoi familiari. All'imprenditore Stefano Bontate personalmente assicura che non avrebbe più avuto nulla da temere, che già c'era vicino a lui Marcello Dell'Utri e che comunque il Bontate gli avrebbe mandato qualcuno dei suoi in modo da non fargli più avere alcun problema con i siciliani. Settimo fatto. Dopo questo incontro, Vittorio Mangano, allora appartenente al mandamento di Stefano Bontate, viene inviato presso il Berlusconi. Il progetto di sequestro viene allora fermato e le precedenti minacce cessano. Ottavo fatto. Durante la permanenza del Mangano ad Arcore, il Mangano, con la consapevolezza del Dell'Utri, offre rifugio a diversi latitanti di Cosa Nostra. Nono fatto, in quello stesso periodo Dell'Utri si occupa del riciclaggio a Milano di capitali provenienti da Giuseppe Calò, Salvatore Riina, Ugo Martello, uomo d'onore della famiglia di Bolognetta operante da moltissimi anni a Milano, e Pippo Bono, noto per essere uno dei principali imputati del noto processo dei colletti bianchi che fu istruito a Milano negli anni 80.
decimo fatto. Nell'ottobre del 1976, il Dell'Utri pranza in un locale pubblico di Milano, le Colline Pistoiesi, insieme ad Antonino Calderone, allora uomo d'onore della famiglia di Cosa Nostra di Catania, e fratello di Giuseppe Calderone, in quel periodo addirittura segretario capo della cosiddetta commissione regionale o interprovinciale di Cosa Nostra, cioè il supremo organo di vertice dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, comprendente Domina Nostra, comprendente dominante su tutte le province della Sicilia. Vi è dunque questo pranzo, e a questo stesso pranzo partecipano altri uomini d'onore del calibro dei fratelli Antonino e Gaetano Grado, uomini d'onore della famiglia di Santa Maria di Gesù, imparentati con Salvatore Contorno, oltre e partecipa anche sempre il solito Vittorio Manga. Undicesimo fatto. Singolarmente, sempre con il Vittorio Mangano, il Dell'Utri continua a mantenere rapporti anche dopo che il mafioso si è volontariamente allontanato da Arcore a seguito del sequestro del principe Luigi D'Angerio. L'episodio di cui si parlerà in questo divertimento, questo sequestro avviene il 7 dicembre 1974, proprio all'uscita della villa Casati di Arcore. Viene sospettato il Mangano dagli organi di polizia, il Mangano va via. In questo dibattimento si cercherà di dimostrare con chiarezza i motivi per cui va via e l'iniziativa, da chi è stata presa l'iniziativa per cui andasse via. Da quel momento il Mangano è nell'occhio del ciclone delle indagini degli organi di polizia giudiziaria a seguito di un sequestro, e tuttavia, ripeto, il Dell'Utri anche dopo questo episodio continua quegli anni e continuerà fino a tempi recenti, come vedremo, ad intrattenere rapporti con il Mangano. Dodicesimo fatto. Nel 1978 il Dell'Utri si allontana temporaneamente dal Berlusconi e diviene dirigente del gruppo aziendale facente capo a Filippo Alberto Rapisarda, altro imprenditore di origine siciliana, insediato, imprenditore finanziere insediato nel territorio milanese, avente contatti con esponenti della criminalità organizzata di tipo mafioso. Tredicesimo fatto. Il Dell'Utri viene assunto dal Rapisarda a seguito di una vera e propria raccomandazione che gli fa il Gaetano Cinà. Raccomandazione che, secondo quanto verrà specificato da fonti di prova in questo dibattimento, lo stesso Rapisarda non può assolutamente disattendere, perché spiega che il Cinà gliela fa non semplicemente in proprio nome, ma quale rappresentante degli interessi del gruppo facente capo a Stefano Bontate, Girolamo Mimmo Teresi e Filippo Marchese. Filippo Marchese, uomo d'onore della famiglia di Corso dei Mille, appartenente al mandamento allora di Ciaculli. Quattordicesimo fatto. Il Dell'Utri viene inserito nella INIM S.P.A., società riferibile oltre che al Filippo Alberto Rapisarda, anche a Francesco Paolo Alamia e a Vito Ciancimino. Ed è Dell'Utri che, secondo quanto si dimostrerà in questo dibattimento, è lo stesso Dell'Utri che confida a persone del suo entourage di essere vicino al Ciancimino. Scusi Presidente, mi ero alzato poc'anzi per non interrompere la relazione del pubblico ministero, del dottor Loforte. Io credo che in questa fase il dottor Loforte, nella sua qualità di esponente della Procura che sta svolgendo la sua attività di relatore,
Io credo che si debba limitare soltanto alla generica indicazione dei temi di prova e non può riportare assolutamente la fonte processuale, cioè a dire il contenuto della testimonianza o della dichiarazione del dottore Dell'Utri. Colgo l'occasione in questa sede poi di manifestare, a mio parere, che allorquando si parla del dottore Dell'Utri, che nei confronti dello stesso sia preceduto dall'appellativo dottore Dell'Utri, perché in questo momento stiamo, il Tribunale dovrà valutare un soggetto che è presunto innocente e non presunto colpevole, non perdendo assolutamente quella che è la sua qualifica di carattere professionale in questa sede, con la ripetizione di 25 volte il Dell'Utri, e il dottore Dell'Utri che è la sua qualifica di carattere professionale, lasciato da parte quella di deputato della Repubblica, ma questo in questa sede non interessa, grazie. Comunque per la prima parte l'opposizione è respinta, per l'altra è lasciato alla sensibilità della pubblica accusa. Si tratta di un linguaggio che è uguale per tutti nelle aule di giustizia, non è per certamente questo il caso nome e cognome, è una prassi da sempre di tutti i dibattimenti di citare il nome e il cognome dell'imputato, e per tutti gli imputati. Io non desidero soltanto replicare, ma soltanto per una questione di forma, che poi è anche una questione di sostanza, io posso soltanto occupare del mio assistito, certo la legge è uguale per tutti, sarebbe auspicabile che anche nei confronti di qualsiasi cittadino venisse appellato indipendentemente, sì, con nome e cognome preceduto dal titolo. Prego. Sì, e allora. Quindicesimo fatto, a seguito dell'allontanamento del Dell'Utri, cioè Dell'Utri è andato via in quel periodo dalle società del Berlusconi e si è insediato nelle società del Rapisarda, il Berlusconi esprime ad un testimone che verrà sentito in questo dibattimento le sue paure per l'incolumità sua e dei suoi familiari. Sedicesimo fatto, in questo periodo Marcello Dell'Utri confida al Rapisarda che la sua conoscenza... Siamo sempre allo stesso problema, confida al Rapisarda. E allora, mi prendo atto, in questo periodo Marcello Dell'Utri confida a una fonte di prova che lo riferirà in questo dibattimento, che la sua conoscenza con tutti questi personaggi mafiosi era dovuta al fatto che si era dovuto interessare per mediare tra coloro che avevano fatto estorsioni e minacce al Berlusconi ed il Berlusconi stesso. La sua attività di mediazione era servita a ridurre le pretese di denaro dei mafiosi. Diciassettesimo fatto, sempre nello stesso periodo negli uffici di via Chiaravalle a Milano, sono gli uffici in cui hanno sede le società del Rapisarda, il Dell'Utri riceve con assiduità Stefano Bontate, Girolamo Mimmo Teresi, Gaetano Cinà. Diciottesimo fatto. Ancora in questo periodo Dell'Utri frequenta, quando ha occasione di tornare a Palermo, la casa di Stefano Bontate e il negozio di Gaetano Cinà, e in questi luoghi ha modo di conoscere e di incontrare altri uomini d'onore di rilievo come Salvatore Michalizzi, uomo d'onore della famiglia di Partanna Mondello, già braccio destro di Rosario Riccobono, capomandamento di Partanna Mondello, e Salvatore Federico, uomo d'onore della famiglia di Santa Maria di Gesù, uno dei più fidati di Stefano Bontate. Diciannovesimo fatto. L'esperienza lavorativa del Dell'Utri presso il Rapisarda ha un esito non positivo e si conclude con le dichiarazioni di fallimento della società Bresciano e mandati di cattura per bancarotta fraudolente. Ed è proprio nell'ambito del procedimento penale cosiddetto Bresciano, cioè il procedimento per i reati di bancarotta derivanti dalla insolvenza e dalla dichiarazione di fallimento di quella società, che il Rapisarda, sentito una prima volta il 5 maggio 87, rende importanti, quindi già a quell'epoca, in rilevanti dichiarazioni riguardanti i rapporti del Dell'Utri con vari uomini d'onore, tra cui appunto il Bontà, il Teresi ed il Cinà.
il Bontate, il Teresi ed il Cinè. Ventesimo fatto. Il Dell'Utri, dopo questa esperienza presso il Rapisarda, ritorna quindi alle dipendenze del gruppo Berlusconi, con il quale, secondo le dichiarazioni di alcune fonti di prova, non avrebbe mai in realtà interrotto i rapporti. I primi contatti con il Berlusconi per rientrare avvengono già nel 1978, ad appena un anno dall'assunzione da parte del Rapisarda. Ventunesimo fatto. Proseguono intanto i rapporti tra Dell'Utri, Vittorio Mangano e Gaetano Cinà. In particolare, nel febbraio 1980 viene intercettata una telefonata tra Dell'Utri e Mangano, nel corso della quale i due, conversando con tono amichevole, fanno riferimento a comuni amici, tale Tony Tarantino, ad una prossima riunione con tale Tanino Cinà e alla vendita di cavalli, frase utilizzata dal Mangano in altre coeve intercettazioni per riferirsi a partite di droga. Ventiduesimo fatto. Ancora in questo periodo il Dell'Utri ed il Mangano si occupano insieme del reinvestimento di denaro di provenienza illecita nell'interesse della mafia siciliana anche all'estero. Questo non è contestato, Presidente. Questo fatto non è contestato nel capo di imputazione. È una circostanza di fatto di cui che si tende a dimostrare nel corso del dibattimento. Sempre in quegli anni il Dell'Utri, e questo fa parte del capo di imputazione, viene interessato dal massone Giacomo Vitale, cognato di Stefano Bontate, per intervenire sul finanziere Enrico Cuccia in favore di Michele Sindona, anch'egli massone e riciclatore dei denari di provenienza illecita mafiosa. Ventitresimo fatto, nell'aprile del 1980 lo stretto legame tra il Dell'Utri ed esponenti di Cosa Nostra è evidenziato dal fatto che il Dell'Utri partecipa a Londra al matrimonio di Girolamo, detto Jimmy Fauci, soggetto inserito nel traffico internazionale di stupefacenti, e che a tale cerimonia sono presenti anche sempre i soliti Girolamo Mimmo Teresi, Gaetano Tanino Cinà e Francesco Di Carlo. Ventiquattresimo fatto. In quella circostanza addirittura gli uomini d'onore presenti parlano dell'ipotesi di combinare formalmente il Dell'Utri, in quanto questi era ritenuto affidabile come un uomo d'onore. Venticinquesimo fatto. Sempre alla fine degli anni 70, di fronte ad un ulteriore pericolo di sequestro del Berlusconi da parte di soggetti appartenenti all'Andrangheta calabrese, Stefano Bontate si reca a Milano insieme al massone Enzo Caferi per parlare appunto con esponenti dell'Andrangheta. Tornando in Sicilia, i tre, e quindi il Bontate, il Cafaro ed il Sino, si fermano a Roma e parlano della questione anche con Pippo Calò. Ventiseiesimo fatto. Negli anni 70-80 si collocano due affari in cui emergono connessioni tra Cosa Nostra e il Dell'Utri o il gruppo imprenditoriale in cui egli è inserito. Il cosiddetto affare Sardegna, collocabile tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, è il cosiddetto affare relativo al centro storico della città di Palermo, databile dal 1980 in poi. In particolare, e sono questo il 27esimo fatto, per quanto riguarda l'affare del centro storico, si dimostrerà che fin dall'inizio degli anni 80 vi era stato un interesse dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, ed in particolare di Salvatore Riina e di Pippo Calò,
alla, a progetti speculativi innestati nel progetto di risanamento edilizio ed urbanistico del centro storico di Palermo. Che questo interesse di Cosa Nostra non riesce a concretizzarsi per varie ragioni, fino a quando, come risulterà da una fonte di prova, non vengono contattate a metà degli anni Ottanta alcune aziende del nord per fare da paravento agli interessi mafiosi, prima troppo evidenti. Tra tali aziende contattate vi è il gruppo cui fa capo il Dell'Utri, il quale Dell'Utri si reca personalmente a Palermo per incontrare un emissario di Cosa Nostra in relazione a tale questione, che alla fine degli anni Ottanta la prospettiva di Cosa Nostra era ancora attuale, che proprio a metà degli anni Ottanta nasce il rapporto tra Riina e Dell'Utri con la mediazione di Gaetano Cinà e l'estromissione di un altro uomo d'onore che precedentemente aveva partecipato alla gestione di questi rapporti, cioè Ignazio Pullarà, uomo d'onore della famiglia di Santa Maria di Gesù e correggente della famiglia insieme a Pietro Lo Iacono dopo l'uccisione di Stefano Bontate. Si dimostrerà che il Riina era interessato al Dell'Utri per due essenziali ragioni che trascendevano il mero obiettivo economico delle speculazioni edilizie di Palermo. Una ragione era politica, la vicinanza di Berlusconi all'onorevole Craxi, l'altra più propriamente attinente all'affare del centro storico. Il Riina spera che il dirigente d'azienda Dell'Utri possa aiutarlo a reinvestire il proprio denaro, come sarebbe avvenuto per il centro storico se tutte le polemiche nate in questi anni non avessero perennemente bloccato l'inizio dei lavori. 28esimo fatto. In quest'ultimo periodo l'imputato Cinà, già uomo d'onore appartenente alla famiglia di Malaspina e per un certo periodo posto ai margini dell'organizzazione per questioni familiari, viene rivalutato, rivalorizzato, ripescato proprio perché svolga, ed egli è lo strumento più idoneo per svolgerlo, il compito ed il ruolo di intermediazione tra l'organizzazione mafiosa e il Dell'Utri, persona della quale il Cinà è da tempo immemorabile amico. 29esimo fatto. Infatti, venuto a conoscenza di un contatto così importante, il Riina dispose che solo Cinà, si dimostrerà che Riina dispose che solo Cinà avrebbe dovuto gestire i rapporti con il Dell'Utri e le società in cui egli era inserito, escludendo da quel momento in poi qualsiasi altro contatto. Si dimostrerà che Riina disse mettiamocela noi in mano, riferendosi a queste società milanesi, e nell'ottica di rapporti complessivi più generali che Riina intendeva approfondire anche dal punto di vista della loro proiezione politica riguardo agli ambienti facenti capo all'onorevole Craxi. 30esimo fatto. Il Cinà dunque è l'uomo d'onore che viene incaricato dai vertici di Cosa Nostra anche per ricevere dal Dell'Utri il denaro richiesto da Cosa Nostra per proteggere gli interessi televisivi del gruppo Berlusconi in Sicilia. 31esimo fatto. In relazione proprio a questi interessi televisivi, peraltro, i rapporti tra Cosa Nostra e il Dell'Utri sono risalenti nel tempo. Si dimostrerà infatti che fin dagli anni 70, nella prospettiva della costituzione di una televisione nazionale privata che trasmettesse quindi anche in Sicilia, il Dell'Utri si informa con Cinà sull'esistenza dell'autorizzazione ad operare da parte di Cosa Nostra, autorizzazione necessaria per poter impiantare l'attività e farla proseguire senza danni e senza rischi. Cinà a questo scopo si rivolge a sua volta a Stefano Bontate tramite Girolamo Mimmo Teresi e da quella data
Presidente, scusi, mi pare che il pubblico ministero, ancora una volta, più che fare riferimento al mezzo di prova, riferisce la fonte di prova. Io credo che questo non sia consentito nel momento stesso in cui si espone la relazione introduttiva, che deve essere soltanto indicazione di tipo generico e che deve rappresentare il presupposto per la indicazione dei temi di prova. Io chiedo che il Tribunale voglia invitare il Procuratore della Repubblica a uniformarsi a questi principi che sono estremamente certi e ormai che più volte la giurisprudenza ha ritenuto guida ai fini dello svolgimento della relazione introduttiva. La ringrazio. E mi sono già uniformato e continuo ad uniformarmi, perché non parlo delle fonti di prova ma dei fatti puri e semplici che si intendono dimostrare. E allora, e naturalmente la giurisprudenza deve indicare gli elementi necessari per poi poter ritornare a decidere sulla missione dei mezzi di prova a cui PM fa riferimento. Il contenuto, se il Ministero può fare a meno di citare direttamente la fonte, che non sia strettamente indispensabile. Prego. Questa autorizzazione viene ottenuta e quindi l'attività del gruppo in Sicilia può iniziare ed evolversi anche pattuendo delle dazioni di denaro. 32esimo fatto. Successivamente Stefano Bontate e Girolamo Mimmo Teresi effettuano investimenti ed acquisiscono partecipazioni essi stessi nel settore televisivo. 33esimo fatto. Invero si dimostrerà che all'inizio degli anni Ottanta risale la nascita di un rapporto di fornitura tra soggetti economici facenti capo alla famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù, e dunque sempre la famiglia dello Stefano Bontate, del Teresi e via dicendo, del Pullarà, ed il gruppo televisivo legato alla Fininvest. Tale rapporto, come si dimostrerà, inizialmente tenuto da Teresi Girolamo, viene poi ereditato, dopo la morte del Teresi, dai fratelli Pullarà, Ignazio e Giovan Battista, e sempre correggenti della famiglia, dopo l'eliminazione di Stefano Bontate, e sempre in questo periodo si dimostrerà che le somme versate in relazione all'attività televisiva vengono infatti consegnate ai Pullarà, che in quel momento rappresentano la famiglia di Santa Maria di Gesù. 34esimo fatto. Quanto a Vittorio Mangano, ritornando per un momento a quest'altra figura centrale, questo processo, il Mangano viene arrestato nel 1980, ma almeno fino al 1989 si dimostrerà che egli, il Mangano, continuerà a pretendere ad ottenere una parte di queste dazioni di denaro consegnate ai Pullarà, ed il Pullarà Ignazio agisce anche in suo nome. Invero si dimostrerà che quando entrano in crisi i rapporti tra il Dell'Utri e il Pullarà e nasce il rapporto con Rina, tra Rina e Dell'Utri, il rapporto che nasce tramite Gaetano Cinà e Pierino Di Napoli, uomo d'onore sempre della famiglia di Malaspina, la stessa famiglia di Cinà, il Rina continua a versare al Pullarà una parte della somma data dal Dell'Utri, 50 milioni di lire. Inizialmente il Pullarà, come si dimostrerà, continua a dare il 50% di questa somma, 25 milioni, al Mangano, ma poi interrompe questa dazione di denaro fra l'89 e il 90. Questi rapporti, si dimostrerà che questi rapporti tra Cinà e Dell'Utri in questo periodo risultano anche da alcune intercettazioni telefoniche. 35esimo fatto. Nello stesso periodo, essendo già libero dopo una lunga detenzione o comunque prossimo alla liberazione Vittorio Mangano, Cancemi Salvatore, allora capo mandamento di Porta Nuova, viene in sostituzione di Pippo Calò, viene convocato da Rina e Rina decide di interrompere il rapporto Dell'Utri Vittorio Mangano
perché, come si dimostrerà, Rina vuole gestire direttamente di prima persona questo rapporto. 36esimo fatto. Da questa data in poi le dazioni di denaro proseguono almeno fino al 1993 e, secondo quanto risulta da fonti di prova documentali che verranno prodotti, in particolare le agende dello stesso Dell'Utri, sarebbero proseguiti almeno fino al 1995. Queste dazioni di denaro si dimostreranno, con riferimento a questo periodo recentissimo, anni 90, anche mediante la produzione di un ulteriore importante documento, il cosiddetto libro mastro della famiglia di San Lorenzo, da cui risultano pagamenti della Fininvest qualificati quali regali. Caso unico in tutta, è un documento molto simile, il libro mastro, a quello che fu in tutt'altre circostanze e con tutt'altra valenza probatoria ritrovato nella abitazione di via D'Amelio di Nino Madonia. Quindi è un documento, non è nuova, le famiglie di Resultano e di San Lorenzo non sono nuove alla utilizzazione di questi documenti e di questi libri mastri. Unica però è la voce regalo. 37esimo fatto. Alla fine degli anni 80, inizio anni 90, si dimostrerà che si concretizza un affare che lega il costruttore palermitano, l'uomo d'onore Vincenzo Piazza, famoso imprenditore palermitano ma altrettanto noto oggi come uomo d'onore della famiglia di Passo di Rigano o di Bocca di Falco, si concretizza dunque un affare tra il Piazza ed il gruppo Fininvest. L'acquisizione da parte di una società del gruppo Piazza dell'immobile, già sede dell'opificio della fallita società Molini Virga, per ivi allocare una filiale Standa o Euromercato, altra società commerciale facente parte del gruppo Fininvest. 38esimo fatto. Si dimostrerà attraverso documenti, tra i quali in particolare le agende dello stesso imputato, Dell'Utri, che quest'ultimo anche negli anni 90 continua ad intrattenere rapporti con soggetti mafiosi ed in particolare con Vittorio Mangano e Gaetano Cinà, e altresì con soggetti che, sebbene non uomini d'onore, non inseriti organicamente nell'associazione, sono certamente vicini, come si dimostrerà, all'associazione mafiosa, come appunto Filippo Alberto Rapisarda ed anche Francesco Paolo Alamia, personaggio da sempre vicino a Vito Ciancimini. 39esimo fatto. Si dimostrerà sempre attraverso dati documentali, sono delle intercettazioni, ma soprattutto i documenti, tra i quali sempre le agende dello stesso Dell'Utri, che il Dell'Utri è anche in rapporto con Antonino Mandalari, figlio del più noto Giuseppe Mandalari, attualmente sotto processo per il reato di associazione mafiosa in quanto reinvestitore di capitali di provenienza illecita corleonesi e in particolare facenti capo a Rina. 40esimo fatto. In particolare si evidenzierà con riferimento al tema specifico dei rapporti recentissimi tra Dell'Utri e Rapisarda, che Dell'Utri ha ottenuto dal Rapisarda in anni recenti un finanziamento per circa 1.600.000.000 di lire. 41esimo fatto. Nello stesso periodo, sempre sul tema dei rapporti recenti tra Rapisarda Filippo Alberto e l'imputato Dell'Utri, si dimostrerà che il Dell'Utri ha costituito proprio con il Rapisarda una serie di società, tra cui in particolare si evidenzieranno nel corso del dibattimento per il loro interesse la società a responsabilità limitata Pegaso e Ariete. 42esimo fatto. Si dimostrerà che il rapporto Dell'Utri Rapisarda prosegue in tempi recentissimi anche sul piano finanziario, e ciò malgrado che
tutte le risultanze sulla persona del Rapisarda emessi nei processi legati all'operazione San Valentino fossero ben note al Dell'Utri, sebbene lo stesso Rapisarda gli avesse detto di essere vicino ai fratelli Bono, Alfredo e Pippo Bono, noti mafiosi, sebbene il Dell'Utri, come si dimostrerà, fosse a conoscenza dei rapporti intrattenuti in Venezuela dal Rapisarda con i fratelli Contrera, importanti uomini d'onore della famiglia di Siculiana, provincia di Agrigento, la cui storia è scritta e consolidata negli atti di processi, di tanti processi di Palermo, associati mafiosi e trafficanti internazionali di stupefacenti. 43esimo fatto. Malgrado tutto, come si dimostrerà, continuano ancora i rapporti tra Dell'Utri e Vittorio Mangano, e ciò sebbene il Dell'Utri ormai sapesse perfettamente chi fosse il Mangano, non fosse altro che per il fatto che per circa 10 anni il Mangano era rimasto in carcere perché condannato per i reati di associazione per delinquere e di traffico di stupefacenti. 44esimo fatto. Si dimostrerà che tali rapporti, fino a tempi recentissimi, risultano da inequivocabili emergenze documentali, in particolare sempre le agende del Dell'Utri, in cui vi è riferimento ad incontri del novembre 1993, annotazione: Mangano Vittorio sarà a Milano per parlarmi di problema personale, e poi la fissazione dell'appuntamento Mangano verso il 30 novembre. 45esimo fatto. Nel contesto di questi rapporti recentissimi e comprovati, che si comproveranno documentalmente, tra Dell'Utri e Mangano, si dimostrerà ancora che alla fine del 94 Dell'Utri incontra Vittorio Mangano nella sua villa sul lago di Como, e l'oggetto del colloquio è l'intenzione di Forza Italia di proporre un pacchetto di misure legislative che avrebbero favorito Cosa Nostra, tra le quali modifiche alla possibilità di fare ricorso alla custodia cautelare e in particolare la modifica del 41 bis della norma speciale penitenziaria sulla detenzione degli esponenti mafiosi più importanti. 46esimo fatto. Sempre in questi tempi recentissimi, e lo si dimostrerà con varie fonti di prova, tra le quali le più inoppugnabili ad avviso del pubblico ministero sono quelle documentali, e sono dunque sempre le stesse agende sequestrate all'imputato Dell'Utri, che proseguono i rapporti con il CINA. E ancora nel 1996, si dimostrerà che sussistono incontri personali tra il CINA e Giuseppe Dell'Utri, fratello di Marcello. 47esimo fatto. Sempre ancora si dimostrerà che nel 92 e nel 93, e lo si dimostrerà documentalmente, risultano i rapporti con i già indicati Mandalari, padre e figlio. 48esimo fatto. Negli anni 90 si dimostrerà che nascono anche rapporti di Dell'Utri con Casa Nostra Catanese, e si evidenzierà che tali rapporti, la causa, la motivazione e l'origine di questi rapporti più diretti sta nel fatto che erano stati commessi degli attentati in danno di strutture stand in territorio di Catania nel 1990. In particolare si fa riferimento e si farà riferimento e si dimostrerà quanto occorre in ordine ad attentati commessi il 18 gennaio, il 21 gennaio, il 12 febbraio ed il 13 febbraio del 1990. Si dimostrerà infatti che proprio in quel periodo Cosa Nostra, e in particolare Cosa Nostra Catanese, decide di attuare una strategia estorsiva, che almeno viene presentata come tale alla base dell'organizzazione criminale.
si dimostrerà che tale strategia riguarda i due più grandi gruppi industriali italiani, la Fiat e la Fininvest. Si dimostrerà che la Fininvest, dopo gli attentati, realizza un accordo con i mafiosi, gli attentati cessano senza che agli esecutori materiali venga data alcuna plausibile spiegazione. Si dimostrerà che negli incontri attraverso i quali si perviene a questo accordo, la Fininvest viene rappresentata in circostanza rilevante proprio dal Dell'Utri. Si dimostrerà che si verificano due incontri, uno del Dell'Utri con Salvatore Tuccio a Milano, Salvatore Tuccio l'uomo d'onore della famiglia di Cosa Nostra di Catania, e che oggetto dell'accordo complessivo anche l'offerta di prospettive di riciclaggio di denaro di provenienza illecita appartenente a Cosa Nostra catanese, e un altro incontro si verifica in provincia di Messina tra Dell'Utri, Ercolano e lo stesso Nitto Santa Paola. Si dimostrerà, sempre in relazione a questo tema di prova, che in questo periodo di tempo, immediatamente successivo a quello degli attentati commessi in danno delle strutture stand a Catania, proprio Salvatore Tuccio compie diversi viaggi a Milano nei mesi di aprile, ottobre, dicembre 91. Si dimostrerà documentalmente che proprio nello stesso periodo susseguente agli attentati, i viaggi aerei compiuti in Sicilia dai fratelli Dell'Utri, Marcello e Alberto, hanno una impennata improvvisa proprio in quel periodo successivamente agli attentati. Si passa da una media di 4 viaggi annui da e per Catania, addirittura a 32 per entrambi i fratelli. Si dimostrerà ancora che esistevano in tempi recenti rapporti dei fratelli Dell'Utri, entrambi, Marcello ed Alberto, a Catania con esponenti della criminalità organizzata. In particolare si dimostrerà attraverso fonti di prova investigative l'esistenza di rapporti recenti di Alberto Dell'Utri con esponenti di un'organizzazione criminale internazionale coinvolta in traffici illeciti. Anche qui particolarmente rilevante e significativa sarà la dimostrazione di rapporti esistenti tra Alberto Dell'Utri, Felice Cultrera e Aldo Papalì. Tenuti dagli investigatori vicini alla famiglia di Nitto Santa Paola. 51esimo fatto. Ancora più particolarmente si dimostrerà, e prevalentemente attraverso dati oggettivi quali intercettazioni eseguite tra gennaio ed aprile del 1994, l'esistenza di rapporti significativi tra Alberto Dell'Utri, fratelli Papalia e Felice Cultrera, il coinvolgimento contemporaneo alla instaurazione di questi rapporti dei fratelli Papalia, Nino e Aldo nel movimento politico Forza Italia, dopodiché come 52esimo fatto si aprirà il tema, oggetto pure di dimostrazione, dell'esistenza di rapporti tra il Dell'Utri e i fratelli Graviano, Giuseppe e Filippo Graviano, reggenti del mandamento di Brancaccio, sulla cui notorietà è inutile soffermarsi in questa sede. In particolare, questo è il 53esimo fatto, si dimostrerà come nell'ambito delle indagini conseguenti all'arresto dei fratelli Graviano, eseguito a Milano il 10 febbraio 1994, il Dell'Utri viene sentito dai carabinieri di Milano, e ciò a causa di talune dichiarazioni
di un soggetto che si accompagnava ai Graviano e ne favoriva la latitanza, il quale appunto aveva riferito già allora e all'autorità giudiziaria di Milano i suoi rapporti con il Bellutri, intermediati da Francesco Piacenti e Carmelo Barone, i quali si erano interessati o avevano promesso di interessarsi per trovare a questa fonte favoreggiatrice dei Graviano un lavoro a Milano tramite il Dell'Utri. Si dimostrerà ancora, attraverso fonti orali ed investigative, che questo favoreggiatore dei Graviano voleva fare entrare il figlio nella squadra giovanile del Milan Calcio, che contatta il Dell'Utri attraverso il commerciante palermitano Carmelo Barone, egli pure persona vicino ai Graviano, si reca quindi a Milano dove incontra i Graviano, cerca un lavoro a Milano e i Graviano gli promettono, il progetto poi non ha avuto seguito perché vengono arrestati proprio in quella circostanza, una collocazione di lavori nell'ambito della società Euromercato facente parte del gruppo Fininvest. Si dimostreranno ancora ulteriori fatti, e sono il 55esimo e seguenti, sul tema dei rapporti o dei rapporti di vicinanza del Dell'Utro ai Graviano, in particolare dei tentativi di inquinamento della prova in indagini giudiziarie in cui taluno cerca di persuadere fonti di prova a non fare il nome di Dell'Utri nell'ambito di indagini riguardanti la latitanza dei fratelli Graviano. 57esimo fatto, si dimostrerà l'esistenza di contatti diretti e indiretti del Dell'Utri con persone che per conto di Cosa Nostra cercavano nuovi referenti politici. 57 fatti. Questo è il processo a carico di Marcello Dell'Utri e di Gaetano Cinà, niente di più e niente di meno. Presidente, sono il dottor Ingro e proseguo nella esposizione introduttiva e soltanto per una breve illustrazione dei temi di prova che costituiranno oggetto di questo processo. Abbiamo illustrato i fatti, 57 fatti, ora mi avvio ad illustrare i temi di prova, poi il collega Gozzo illustrerà la richiesta di ammissione delle prove, illustrerà quindi i mezzi di prova per la richiesta delle ammissioni, delle prove testimoniali, documentali, per la relativa istruzione dibattimentale. Come diceva il collega Loforte, questi 57 fatti che sono stati appena elencati costituiscono l'oggetto di questo processo. 57 fatti che sono fatti dotati di una loro specificità, di una loro concretezza, 57 fatti, niente di più e niente di meno, che costituiscono fatti, ciascuno penalmente rilevante, che è quello che il pubblico ministero rassegnerà a questo tribunale nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Ed è da questi 57 fatti specifici e concreti e penalmente rilevanti che devono difendersi gli imputati, né da teoremi né da tesi precostituite. Soltanto da una precisa contestazione di fatti storici, di condotte concrete e di comportamenti inequivocabili, tutti a loro personalmente attribuiti. Sono soltanto non valutazioni ma riflessioni per giustificare le richieste, non mi interrompa per cortesia, per giustificare le richieste di ammissione delle prove che andremo a fare, perché allora sarebbe assolutamente incomprensibile per il Tribunale in quale contesto si inserisce la richiesta di ammissione di prove. Dicevo, fatti e condotte penalmente rilevanti, ma c'è
Ma c'è, signor Presidente, signori della Corte, chi sostiene fuori da quest'Aula, ci auguriamo che non avvenga in quest'Aula, che questo sia un processo politico. E ci auguriamo, dicevo, che nessuno dentro quest'Aula voglia sostenere una tesi così infondata e fuorviante, e invece accade, ahimè, fuori dall'Aula, specie da chi non conosce questo processo e le carte di questo processo. Presidente, mi lasci, completare. Sto spiegando che cosa, da cosa parte questa affermazione. E allora, dicevo, io ritengo il pubblico ministero doveroso, anche in relazione a questa premessa rispetto alla richiesta di prove, l'esposizione introduttiva è il momento programmatico in cui le parti dicono cosa intendono fare nel corso dell'istruzione dibattimentale, e quindi il pubblico ministero ritengo che si debba, abbia anche il dovere istituzionale, se è disposizione introduttiva, di dire e di trovarsi costretto, ahimè, proprio per queste ricorrenti voci, a ricordare dati di fatto che dovrebbero essere scontati per tutti, e si trova costretto a ribadire una ovvietà, e cioè che questo processo non ha nulla di politico, che questo processo ha per oggetto fatti penalmente rilevanti, che non hanno alcun risvolto politico, se non quello che sono, che siamo fuori tema, Presidente, ma io devo fare una opposizione formale a questo modo di procedere della relazione da parte del pubblico. Io questa parte poi parlare proprio a opposizione. No, se non quello, una discussione contestata, è una discussione, Presidente. Questo processo il pubblico ministero ritiene abbia per oggetto fatti penalmente rilevanti, che non hanno alcun risvolto politico, se non quello che sono contestati ad una persona, oltre che al CINA, al attuale onorevole Dell'Utri, una persona quindi che oggi svolge attività politica. Ma è sufficiente avere una minima cognizione, anche superficiale, di questo processo per rendersi conto che questo non è un processo politico. Basta conoscere 10 pagine della migliaia di fogli contenuti nel fascicolo processuale. Presidente, un problema formale. Per rendersi conto. Presidente, dico, è un problema formale. Non può seguire questa. Scusi, il tema. Abbiamo compreso che non è un processo politico. Vogliamo andare avanti. Già l'abbiamo capito. Salto la parte prevista, dico soltanto, per rendere, Presidente, chiaro il punto, che i fatti in contestazione, come dimostrato dai 57 fatti, abbracciano un arco temporale di 20 anni a partire dal 1970, e quindi ben prima che l'attuale onorevole Dell'Utri intraprendesse attività politica. L'oggetto, infatti, qual è l'oggetto del processo? E vado ai temi di prova, appunto. L'oggetto del processo attiene ai rapporti costanti del dottore Dell'Utri con esponenti di spicco dell'associazione mafiosa, assai risalenti nel tempo, rispetto al quale appunto il recente impegno politico è un esiguo ultimo segmento temporale di una lunga storia. E questo perché l'origine dei rapporti dell'imputato Dell'Utri con Cosa Nostra non è, secondo l'accusa, identificabile in quello che si è definito spesso come il cosiddetto patto di scambio tra politico e mafioso, perché qui appunto non è in contestazione, non costituisce oggetto del processo l'attività politica dell'onorevole Dell'Utri. E allora dico solo che, siccome in questo processo, come in ogni altro processo, deve essere questo il luogo in cui si accerta la verità dei fatti, nel leale contraddittorio delle parti, il pubblico ministero ha il dovere istituzionale, e naturalmente a maggior ragione lei, signor Presidente, voi giudice del Tribunale, di respingere ogni tentativo, da qualunque parte provenga, che dovesse mettersi in atto per cercare di trasformare questo processo in un fatto politico. Il PM da parte sua rassegnerà non fumo, ma fatti concreti, prove documentali, deposizioni di testimoni oculari. Non vi è, signor Presidente, una dichiarazione di collaboratore giustizia che il PM porterà in aula non accompagnata da minuziosi riscontri costituiti da altri elementi di prova.
Inoltre, questo processo non sarà il banco di prova della credibilità dei collaboratori di giustizia. Io ancora una volta faccio riferimento all'osservare la disposizione dell'articolo 493 del codice di procedura penale. A me pare che sia una requisitoria, un'anticipazione di requisitoria, un monito diretto alla difesa di quello che dovrà provare successivamente. Io ancora non riesco a comprendere di che cosa, ecco, ho quell'effetto di straniamento anche io, perché non riesco a comprendere cosa in questo momento intende provare l'ufficio del pubblico ministero in relazione a quelle che sono le argomentazioni del dottor Ingroi. Ho capito perfettamente i 57 punti del dottor Loforte, ma non riesco a capire il commento ai 57 punti. Mi spiace, non essere solo chiaro. Il tribunale chiede ancora di sapere quando inizierà a esplicare i mezzi di prova che intende sottoporre all'esame del tribunale. Chiedo scusa. Signor Presidente, volevo spiegare, questa mia parte è una parte che lega i 57 fatti con la richiesta dei mezzi di prova, e quindi sto spiegando il contesto nel quale si inserisce la richiesta dei mezzi di prova. Ma senza ulteriore valutazione. Senza valutazione, mi atterrò alle sue indicazioni, Presidente. Dicevo che non costituirà il banco di prova la credibilità dei collaboratori di giustizia a questo processo, per la semplice ragione che le rivelazioni dei collaboranti, come si avrà modo di verificare dalla richiesta di mezzi di prova che seguirà, costituiscono solo una parte dell'impianto accusatorio, costituito invece anche da tantissimi documenti, ben 136 che il pubblico ministero chiederà di produrre, numerose intercettazioni telefoniche che supportano le accuse, molte le deposizioni richieste dal pubblico ministero, come si vedrà, di semplici testimoni o di imputati del reato connesso non collaboranti. E molte di queste deposizioni, come si dirà, sono state rese già in altri procedimenti e in tempi assolutamente non sospetti, come ad esempio le dichiarazioni rese dal Rapisarda fin dal 1987, così come le intercettazioni telefoniche, anch'esse sono state disposte in altri procedimenti penali e in anni ben lontani dall'inizio di questo processo. E ripeto, credo che anche in sede di disposizione introduttiva sia importante sottolineare questo, perché tutti noi abbiamo chiaro l'oggetto di questo processo, per come di questo processo. E ripeto, credo che anche in sede di disposizione introduttiva sia importante sottolineare questo, perché tutti noi abbiamo chiaro l'oggetto di questo processo, per come il pubblico ministero ritiene che esso sia, e quindi non complotti, non castelli accusatori né teoremi, bensì fatti storici e concrete condotte ascrivibili agli imputati, con conseguenze altrettanto concrete, e cioè l'agevolazione di mafiosi ben determinati e individuati, quelli già indicati nell'elencazione di 57 fatti, alcuni di questi li ribadiremo in sede di illustrazione dei mezzi di prova. E inoltre, non solo l'agevolazione dei mafiosi in sé per sé, ma l'agevolazione dei loro interessi criminali, il rafforzamento di Cosa Nostra, il consolidamento del suo potere. I fatti oggetto del capo di imputazione che il pubblico ministero intende provare e che costituiscono il contenuto della condotta contestata ai due imputati sono descritti con chiarezza, concretezza ed analiticità. Associazione mafiosa pluriaggravata e più esattamente, condotta di partecipazione all'associazione per delinquere tipo mafioso denominata Cosa Nostra per l'imputato Cilà, condotta di concorso esterno rispetto alla medesima associazione mafiosa per l'imputato Dell'Utri, con una serie di dettagliate specificazioni dei singoli tipi di condotte oggetto di contestazione. Gaetano Cinà organicamente inserito nella famiglia di Malaspina, questo il pubblico ministero intende provare per il Cinà. Quanto al Dell'Utri, allo stesso viene contestata la diversa condotta di concorso esterno all'associazione. E mi si consenta una breve digressione sul punto, perché anche qui il pubblico ministero ha il dovere di chiarire già in sede di esposizione introduttiva qual è la condotta che intende provare in relazione ai singoli imputati. E quindi la digressione attiene alla sostanziale differenza e distinzione che vi è tra la condotta del concorrente rispetto alla condotta del partecipe
pur contribuendo anch'egli concorrente al pari del partecipe al rafforzamento del sodalizio criminoso, mettendo in atto una condotta che non riflette una assunzione di ruolo stabile all'interno dell'organizzazione da parte del concorrente nella sua condivisione. Scusi pubblico ministero, questa non è un'esposizione, non è una relazione, è un commento, un'anticipazione di requisitoria. Ribadisco ancora una volta che siamo fuori dal tema. Mi permetto solo di osservare che l'avvocato Trantino, perfino in sede di eccezione di nullità, ha fatto una serie di riflessioni sul concorso esterno. Presidente, mi permetto la sua riflessione, io sto facendo semplicemente una serie di considerazioni su quella che è la condotta del pubblico ministero. Può continuare attenendosi già alle indicazioni fornite da questo presidente poco fa. Può continuare mantenendosi alle indicazioni che l'ho fornito poco fa. Quindi dicevo, una condotta, quella di concorso esterno, che non riflette un'assunzione di ruolo né la condivisione del metodo intimidatorio dell'associazione e del suo programma criminoso. Ed anzi, la recente sentenza delle sezioni unite della Cassazione del 94 ha evidenziato come il concorso esterno sia per lo più configurabile ad relazione di ipotesi in cui il contributo sia episodico e non continuativo. Si badi bene, si è detto per inciso che ciò, questa pronuncia della Cassazione e questo orientamento della Cassazione non esclude affatto che possa integrare il reato di concorso esterno anche una condotta di rafforzamento dall'esterno dell'associazione che abbia carattere di tendenziale permanenza. Anzi, la sentenza della Cassazione era tesa a tipicizzare un'area di applicabilità del concorso esterno che non fosse in alcun modo sovrapponibile con quella della partecipazione interna, ma non vi è alcun passaggio della sentenza che autorizzi a ritenere estranea al concorso esterno ipotesi in cui il contributo, aventi le caratteristiche richieste, sia non episodico ed isolato ma ripetuto. Altrimenti arriveremo all'assurdo che in ipotesi del genere dovrebbe configurarsi l'ipotesi assai bislacca, direi, di concorso esterno continuato nel caso di ripetizione di condotte dello stesso tipo. Ma comunque, dico, metto da parte qualsiasi ulteriore considerazione squisitamente giuridica circa la fattispecie di concorso esterno. Ciò che crediamo vada evidenziato è che questa concreta condotta è contestata all'imputato dell'Utri e che questo tipo di contestazione è sicuramente particolarmente, direi, se si passa il termine, garantista per l'imputato e la sua difesa, perché mentre per la configurabilità dell'articolo 416 bis, la partecipazione all'associazione mafiosa, può anche essere sufficiente la prova della posizione dell'imputato, del suo ruolo rispetto all'organizzazione, ciò non può essere sufficiente invece per il concorso esterno, ove occorre provare una concreta condotta che si risolva in un contributo al consolidamento dell'associazione mafiosa. Ho voluto sottolineare questo per dimostrare quindi che in questo processo bisogna confrontarsi su quei 57 fatti, su questi episodi concreti. E mi si consenta solo una brevissima riflessione in relazione all'intervento dell'avvocato Trantino in apertura del dibattimento, ove si sottolineava il carattere patologico ed occasionale del concorso esterno per evidenziarne l'assoluta incompatibilità con la condotta contestata all'imputato dal pubblico ministero in sede di formulazione del capo di imputazione. Credo che invece queste stesse considerazioni dell'avvocato Trantino portino in direzione opposta a quella forse auspicata dal difensore medesimo, perché se il pubblico ministero provasse i numerosi fatti contestati all'imputato, i 57 fatti, e se fosse esatta l'interpretazione dell'avvocato Trantino, le conseguenze sarebbero ben peggiori. Ci troveremmo cioè in presenza di una contestazione del pubblico ministero inadeguata rispetto alle condotte incriminate, perché queste ultime integrerebbero non uno ma più reati di concorso esterno, ovvero addirittura la fattispecie di partecipazione all'associazione mafiosa anche in capo a Dell'Utri, in considerazione della continuità degli stretti rapporti tra l'imputato e Cosa Nostra. Ma il pubblico ministero invece ha scelto una contestazione come quella del concorso esterno all'associazione mafiosa, perché quella corrisponde alla fattispecie concreta che il pubblico ministero ritiene di poter provare, alle condotte dell'onorevole Dell'Utri, che meglio consentono all'imputato e alla sua difesa di difendersi sul punto.
Ciò quindi che preme evidenziare, anche ai fini dell'illustrazione dei mezzi di prova di cui il pubblico ministero chiederà l'ammissione, e che il pubblico ministero intende provare con particolare riferimento alla posizione dell'onorevole Dell'Utri, specifici fatti ascrivibili all'imputato personale e sue personali condotte. Fatti e condotte che anzi, ripeto, in ossequio ai più recenti orientamenti della Corte di Cassazione, sarebbe ciascuno di essi sufficiente da solo ad integrare la fattispecie del concorso esterno all'associazione mafiosa. Presidente, questa è già una valutazione della prova. Se possiamo passare all'esposizione dei mezzi di prova, ne saremmo grati. Presidente, sono veramente quasi alla fine, salto questa parte e faccio riferimento all'oggetto delle prove relativamente ai temi di prova. Oggetto delle prove adotte dal pubblico ministero, quindi, non è tanto il ruolo dell'onorevole Dell'Utri, le sue relazioni, la sua posizione di garante degli interessi mafiosi in certi ambienti imprenditoriali e finanziari milanesi, che pure, come si vedrà in sede di richiesta di prove, emergeranno nel corso di questo dibattimento, ma fatti e concrete condotte dell'imputato che si sono sviluppate nell'arco di un ventennio a partire dalla metà degli anni 70. Il pubblico ministero inoltre proverà che queste condotte, protrattasi in questo ventennio, hanno costituito un contributo significativo al consolidamento e al rafforzamento di Cosa Nostra, così da agevolarne il perseguimento delle proprie finalità criminali. Per quel che riguarda il CINAE e Dell'Utri, quindi, il pubblico ministero intende provare i fatti concreti, gli incontri, le condotte degli imputati, che provano come i due imputati, con ruoli e in posizioni diverse ma strettamente collegate, hanno determinato questi rafforzamenti, hanno agevolato concretamente gli interessi di Cosa Nostra e i loro appartenenti, nonché fungendo da punto di riferimento per l'organizzazione mafiosa per penetrare in settori del mondo economico e finanziario. È in questo quadro, quindi, ed entro tale ambito di interesse processuale, che il pubblico ministero intende fare chiarezza in questo processo sui rapporti di Gaetano Cinà con Cosa Nostra e l'evoluzione di tali rapporti, sui rapporti del Cinà con Marcello Dell'Utri e sui rapporti di entrambi con Vittorio Mangano e con altri elementi di spicco dell'associazione mafiosa come Stefano Bontade, Mimmo Terezzi, i Pullarà, Nitto Santapaola, Pippo Calò, eccetera. Quanto invece, Presidente, alla storia dei rapporti di Marcello Dell'Utri con l'ambiente finanziario ed economico, cui facevo poc'anzi riferimento e di cui si tornerà in sede di richiesta di prova, ebbene anche su questo che il pubblico ministero faccia chiarezza e sgombrare ogni equivoco. Gli imputati di questo processo sono due, e sono solo Marcello Dell'Utri e Gaetano di Cinà. I rapporti di Marcello Dell'Utri con imprenditori come Filippo Alberto Rapisarda o Silvio Berlusconi vengono in rilievo al solo fine funzionale all'accertamento di fatti penalmente rilevanti, di verificare quale sia stato in questi anni il ruolo di Marcello Dell'Utri in certi settori del mondo economico e finanziario, quale sia stata in questi stessi ambienti la sua capacità di influenza, e quindi al fine, al solo ed esclusivo fine di provare che le condotte del dottore Dell'Utri in favore di Cosa Nostra siano stati tali da determinare quel rafforzamento dell'associazione mafiosa richiesto dalla legge per l'integrazione degli estremi del reato di cui gli articoli 110 e 416 bis. E per la prova all'integrazione di questo reato sarebbero sufficienti certe condotte di agevolazione, si è fatto riferimento per esempio all'agevolazione di alcuni latitanti, ma il pubblico ministero intende ovviamente provare per intero quanto contestato nel capo di imputazione, e quindi il pubblico ministero si fa carico di provare anche che il
dottore Dell'Utri, ha rafforzato l'associazione mafiosa in virtù del suo pieno inserimento nel mondo economico e finanziario milanese, e quindi il pubblico ministero si fa carico del fatto che debbano provarsi due condizioni. La prima, l'esistenza di condotte di agevolazioni dell'imputato verso l'associazione mafiosa, e la seconda, la sua capacità di influenza in quel mondo economico e finanziario che determini poi di riflesso il rafforzamento rispetto al sodalizio mafioso. Più in particolare, quindi, il pubblico ministero intende articolare la propria attività istruttoria dibattimentale sui seguenti temi di prova. Primo tema: origine ed evoluzione dei rapporti di Marcello Dell'Utri con Cosa Nostra, i primi contatti, il consolidamento di questi rapporti, i tramiti di questi rapporti, l'evoluzione di questi rapporti, i reciproci favori. Secondo tema: origine, fondamento ed evoluzione dei rapporti di Cinà Gaetano con Cosa Nostra ed evoluzione della sua posizione all'interno dell'organizzazione. Ma questo è l'indicazione del tema di prova? Sì, non dei mezzi, dei temi di prova. Sì, non ancora, ora è iniziato, avvocato. Ma la tedierò ancora per poco. Origine, fondamento ed evoluzione dei rapporti... Per questi motivi, prego. Inserimento, ruolo, sua emarginazione e successiva valorizzazione, stavo parlando di Gaetano Cinà, in funzione dei suoi rapporti con Marcello Dell'Utri. 3. I fatti oggetto delle dichiarazioni di ben 36 collaboratori di giustizia, già appartenuti non soltanto a Cosa Nostra, ma anche ad altre organizzazioni criminali di tipo mafioso, fra cui l'Andrangheta, la Camorra, la Banda della Magliana, eccetera. Non faccio l'elenco, poi sarà riferito in sede di richiesta di prova. 4. Nascita del rapporto tra Cinà Gaetano, Mangano Vittorio e Dell'Utri Marcello a Palermo. 5. Genesi del rapporto di lavoro tra Mangano Vittorio e Silvio Berlusconi e intermediazione svolta da Dell'Utri Marcello e Cinà Gaetano. 6. I riscontri relativi all'incontro avvenuto nella sede del Nord di Foro Bonaparte tra il collaborante, attuale collaborante, Francesco Di Carlo, Stefano Bontade, Mimmo Teresi, Gaetano Cinà, Marcello Dell'Utri e Silvio Berlusconi. 7. Le indagini compiute sui sequestri di persone avvenuti nel Milanese negli anni 70, in particolare sul sequestro di Luigi D'Angerio, avvenuto il 7 dicembre 74 all'uscita dalla Villa Casati di Arcore. 8. I riscontri relativi all'incontro tra Dell'Utri Marcello, Mangano Vittorio, Grado Antonino e Grado Gaetano avvenuto presso il locale Le Colline Pistoiesi di Milano nell'ottobre del 76, di cui ha riferito un collaboratore di giustizia, di cui si dirà. 8. I rapporti esistenti negli anni 70 tra Dell'Utri, Cinà e le famiglie di Malaspina, Santa Maria di Gesù e Porta Nuova. 10. I rapporti esistenti tra le società in cui lavorava il dottore Dell'Utri, in specie quelle operanti nel settore televisivo, e Cosa Nostra, in specie Bontade, Stefano e Mimmo Teresi. 11. Il ruolo di Marcello Dell'Utri all'interno di dette società e sua capacità di influenza. 12. I rapporti tra Dell'Utri Marcello e Rapisarda Filippo Alberto. 13. I rapporti tra Dell'Utri Marcello e della mia Francesco Paolo. 14. I rapporti tra Dell'Utri Marcello e Polerà Ignazio. 15. I riscontri relativi agli incontri di Marcello Dell'Utri con Stefano Bontade, Mimmo Teresi e Gaetano Cinà presso gli uffici del Rapisard in via Chiaravalle a Milano. 16. Oggetto e significato della conversazione telefonica del febbraio 80 tra Dell'Utri Marcello e Mangano Vittorio, in cui si fa riferimento anche a Tanino Cinà, e questo a chiarimento dei reciproci rapporti. 17. La partecipazione del dottore Dell'Utri e di Gaetano Cinà al matrimonio del trafficante di sostanze stupefacenti Jimmy Fauci, insieme tra gli altri a Mimmo Teresi. 18. I riscontri relativi alle dichiarazioni rese da Di Carlo Francesco e Onorato Francesco sull'incontro fra Dell'Utri Marcello, Cinà Gaetano e Michalizzi Salvatore.
19. Le cointeressenze nell'affare Porto Rotondo del gruppo imprenditoriale di cui fa parte dell'Utri, con la banda della Magliana e con Cosa Nostra, in specie con Pippo Calò, oltre che col noto faccendiere Flavio Carboni. 20. L'interesse di Cosa Nostra, in specie di Pippo Calò, al risanamento del centro storico della città di Palermo, con speciale riferimento ad alcuni accertamenti riguardanti imprenditori vicini a Marcello Dell'Utri. 21. I rapporti di Marcello Dell'Utri, Alberto Dell'Utri, Silvio Berlusconi e Fedele Confalonieri con Cina Gaetano negli anni 86-88 nei termini risultanti da alcune intercettazioni telefoniche. 22. I rapporti fra Dell'Utri Marcello ed i Mandalari. 23. I rapporti tra Dell'Utri Marcello e l'associazione mafiosa catanese, attentati standard del 90 Catania e provincia, viaggi effettuati in Sicilia dall'imputato Dell'Utri, viaggi effettuati a Milano da Salvatore Tuccio. 24. Le testimonianze relative agli incontri tra il gruppo Stand e associati mafiosi al fine di risolvere la vertenza. 25. Le annotazioni sul cosiddetto libro mastro della famiglia di San Lorenzo relativa alle dazioni in denaro della Fininvest a Cosa Nostra e relative risultanze investigative, e quindi dichiarazioni con la Procura di Giustizia, riscontri acquisiti. 26. Acquisizione nel 90 di un immobile da parte di Piazza Vincenzo per il tramite del genero Zumo Ignazio e il contestuale interesse del gruppo Standa ed Euromercato per il reperimento di una sede a Palermo. 27. Le annotazioni delle agende sequestrate al dottore Dell'Utri e i rapporti alle stesse emergenti, tra l'altro, con Vittorio Mangano, Francesco Paolo Alamia, Antonio Mandalari, Filippo Alberto Rapisarda. 28. I rapporti di Dell'Utri e di suoi stretti collaboratori con i Graviano, comunque con persone a questi ultimi legati. 29. La genesi del movimento politico Sicilia Libera e i rapporti con Leluca Bagarella, di appartenenti a questo movimento, dei fondatori di questo movimento, i rapporti con Leluca Bagarella, Giuseppe Graviano e Giovanni Brusca alla ricerca di nuovi referenti politici. 30. I contatti del dottore Dell'Utri con esponenti del nascente movimento Sicilia Libera. 31. Il ruolo del dottore Marcello Dell'Utri. Sì. E nella discesa in campo di nuove forze politiche nelle elezioni politiche del 94, per quanto è in quell'ambito già illustrato di interesse in questo processo, e in ultimo punto 32, l'interessamento di Cosa Nostra rispetto alle elezioni politiche del 1994. Seguono, ho finito l'illustrazione dei temi di prova seguirà ora l'illustrazione dei mezzi di prova che farà il dottore Rossi. Presidente, io volevo iniziare l'illustrazione dei mezzi di prova, in particolare dalle intercettazioni telefoniche. In questo, ottemperando a quanto deciso da questo tribunale alla scorsa udienza, rigettando la richiesta di acquisire le bobine a dibattimento. Il tribunale ha statuito in quell'occasione che deve avere la possibilità, così come disposto dal codice, di valutare la indispensabilità delle intercettazioni di cui chiediamo l'acquisizione e di cui chiediamo anche in questa sede la trascrizione. Quindi noi depositeremo adesso un elenco, lo depositeremo al Tribunale e anche alle difese, un elenco di telefonate, si tratta in particolare di telefonate effettuate nell'ambito del procedimento 793/85R dell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Milano, noto come procedimento bresciano, tutta una serie di telefonate di cui l'ufficio del pubblico ministero, sulle quali l'ufficio del pubblico ministero ritiene la assoluta indispensabilità per l'odierno procedimento. Si premette comunque sin d'ora che la procura si dichiara disponibile, ove la difesa lo ritenga utile, di ascoltare in diretta qua in questo procedimento, quindi di fronte a tutti, per avere cognizione integrale delle telefonate, le telefonate stesse, quindi nel caso in cui vi fosse una richiesta della difesa, da questo punto di vista l'ufficio del pubblico ministero è disponibile. Fin da subito? No, fin dalla prossima udienza, non da subito. Quindi iniziando a affrontare proprio specificamente le varie telefonate di cui si richiede la trascrizione, quindi l'acquisizione al procedimento,
parliamo in primo luogo di tutta una serie di telefonate che sono agli atti e che riguardano la bomba che era stata posta in via Rovani, numero 2, la sede di rappresentanza della Fininvest, il 28 novembre del 1996. Queste, le telefonate che abbiamo selezionato in questo senso, riguardano in particolare... Ho detto 96, 86, chiedo scusa sia alla difesa che al Presidente, del 1986. Riguardano in particolare le tesi che emergono immediatamente a seguito del detto attentato e che riguardano in particolare, e per questo sono rilevanti e assolutamente indispensabili in questo procedimento, i rapporti del Dell'Utri con Mangano Vittorio e, ancora più significativi in quel periodo, con Cina Gaetano. In particolare vi è la telefonata del 29-11-86 alle ore 00.12, quindi siamo praticamente alla sera del 28-11-86, la serata in cui è avvenuto l'attentato, in entrata sul numero telefonico intestato a Ratti Miranda, che è la moglie di Dell'Utri Marcello, l'odierno imputato, e l'odierno imputato discute con Silvio Berlusconi e successivamente con Fedele Confalonieri delle motivazioni sottese alla bomba. Berlusconi in particolare afferma che la bomba è stata posta da Vittorio Mangano, come avrebbe compreso sia dalle modalità dell'atto, si parla in particolare di una bomba fatta con un chilo di polvere nera, una cosa rozzissima, ma fatta con molto rispetto, quasi con affetto, fatta soltanto sulla cancellata esterna di via Rovani. Sia il Berlusconi trarrebbe queste considerazioni da quanto dettogli dai carabinieri che lo avevano sentito sui fatti. Berlusconi afferma in particolare che i carabinieri gli avrebbero detto che il Mangano era fuori, intendendo dire chiaramente fuori dal carcere, e ciò, possiamo dirlo in questa sede, era chiaramente un'affermazione errata, in quanto che il Mangano invece era ancora detenuto per il cosiddetto Maxi 1. Dell'Utri si dimostra in quell'occasione molto sorpreso per le dichiarazioni che gli fa il Berlusconi sul Mangano, ma non osa in quella sede contraddirlo e dà una doppia interpretazione del fatto, dice o si tratta di un fatto terroristico o in effetti è un fatto estorsivo. Successivamente interviene anche Fedele Confalonieri, dirigente della Fininvest, presente ad Arcore, e che viene passato a Dell'Utri. E insieme parlano di un altro fatto che è rilevante in questo procedimento, tant'è vero che sono state richieste già delle prove in relazione a questo fatto, a questo tribunale, ed è l'attentato sempre di via Rovani numero 2 del 26 maggio del 1975, quindi 11 anni prima questo secondo attentato dell'86. In particolare Dell'Utri afferma che Mangano si ripete e si riferiscono entrambi, sia Dell'Utri che Confalonieri, ai fatti di 10 anni prima, quindi riferendosi chiaramente ai fatti del 75. In particolare si riferiscono anche, il Confalonieri si riferisce all'apposizione di una croce nera, probabilmente su una lettera, non si capisce bene dalla intercettazione, che è una circostanza già riferita da Dell'Utri nel corso dell'interrogatorio effettuato davanti a questa procura. La telefonata si chiude, questa telefonata, la seconda questa prima telefonata, quella del 29-11-86 ore 00.12, si chiude con una conferma da parte dell'Utri e Berlusconi che l'atto prelude probabilmente a una telefonata estortiva. Nella telefonata successiva, telefonata del 29-11-86 ore 9.20, quindi la mattina immediatamente successiva alla telefonata di cui abbiamo adesso discusso, in entrata sempre sull'utenza della Ratti, e voglio specificare a questo proposito che vi erano due utenze nella medesima abitazione, una intestata alla moglie del Dell'Utri e una intestata a Dell'Utri, Berlusconi e Dell'Utri si risentono su questo punto e parlano della bomba, è importante, come di un semplice segnale acustico. Berlusconi in particolare afferma che gli dispiacerebbe se i carabinieri da questa roba qui, da un segnale acustico, facciano una limitazione della libertà personale a lui, riferendosi chiaramente al Mangano di cui aveva prima parlato. Dell'Utri è ancora dubbioso su questo fatto dell'attribuibilità al Mangano e gli dice al Berlusconi che sentirà il dirigente della Digos di Milano sul punto. E in relazione proprio a questa audizione del dirigente della Digos sono rilevanti altre due telefonate, quella del 29, anzi altre tre telefonate, quella del 29-11-86 alle 17.48, quelle dello stesso giorno alle 18.08 e la telefonata del 30-11-86 alle 9.20, successiva di poco da quella di cui abbiamo parlato poco fa tra Berlusconi e Dell'Utri,
in cui si vede appunto il dispiegarsi di questo rapporto tra Dell'Utri Marcello e l'allora dirigente, l'allora capo della Digos, Stefano Eleuterio Rea. L'incontro poi avviene in effetti, perché questo lo sappiamo da un'ulteriore telefonata, quella delle 14.01 del 30.11 del 1986, quindi siamo a ora di pranzo. E sulla stessa utenza, sempre quella della moglie Dell'Utri, Dell'Utri chiama Berlusconi e alla domanda di quest'ultimo se ha altre novità, gli dice di aver parlato con quello lì, e dalle precedenti telefonate sappiamo che si trattava appunto di Stefano Eleuterio Rea, e poi aggiunge, e poi ho visto Tanino che è qui a Milano, dice soltanto il nome. Da questo momento è importante capire la scansione delle domande, delle risposte e anche delle affermazioni che vengono fatte nel corso della intercettazione, perché il Tribunale possa decidere se si tratta di un'intercettazione indispensabile ai fini del presente procedimento. Dell'Utri, riferendosi chiaramente all'ipotesi del Mangano quale autore delle minacce, ipotesi come abbiamo visto avanzata da Berlusconi, dice con certezza è da escludere quella ipotesi e motiva dicendo perché è ancora dentro, non è fuori, riferendosi chiaramente al Mangano. E che l'esclusione di questa possibilità, cioè della possibilità che sia stato Mangano, non si basi su una mera congettura legata solo al fatto che Mangano sia ancora detenuto, si comprende anche dalle successive, anche se accorte, frasi pronunziate telefonicamente, diciamo al telefono. Dell'Utri, infatti, mostrando di attribuire al Tanino di cui si parla una forte competenza in fatti di mafia, basa la sua determinazione dell'esclusione della responsabilità del Mangano sul fatto che Tanino mi ha detto che assolutamente è proprio da escludere, ma proprio categoricamente. Io penso che in questo momento il pubblico ministero dovrebbe limitarsi a esporre genericamente i temi di prova che intende introdurre attraverso quelle intercettazioni telefoniche a cui sta facendo riferimento, ciò anche al fine appunto di permettere al tribunale di poterne rilevare l'indispensabilità, senza, come sta facendo, anticipare il contenuto stesso delle telefonate che, ripeto, ancora non sono state trascritte con perizia così come prevede il codice, e quindi non si può avere contezza del loro esatto contenuto. Quindi invito il Presidente e il Tribunale a puntualizzare questo in modo che non si la loro. Io mi ero reso disponibile. Opposizione. Io nell'associarmi alla richiesta del collega vorrei aggiungere che ci sono anche dei commenti in ordine a quello che è il contenuto della telefonata che secondo me non può in questa fase essere espletata dal pubblico ministero, in quanto non può commentare né il tono né il significato che quella telefonata potrebbe avere, semmai il Tribunale, sulla base di un contenuto diciamo che può descrivere il pubblico ministero in ordine a ciò che contiene ma non commentandolo, può stabilire sostanzialmente se questa intercettazione può essere indispensabile all'utilizzazione del procedimento. Vabbè, grazie. Però è anche necessario che il pubblico ministero esplichi il contenuto, se no siamo in un circolo vizioso da cui non usciamo. Chiaramente, sui commenti rimane d'accordo, ma sul contenuto come facciamo a sapere cosa hanno detto? Certo, ma lettura settica eventualmente, ne possiamo valutare se sono indispensabili o meno. Come commissario si asterrà da fare commenti in ogni caso. Prego. Presidente, appunto ai fini dell'indispensabilità, avevo detto appunto che il Dell'Utri diceva appunto, Tanino mi ha detto assolutamente proprio da escludere categoricamente che sia Mangano l'oggetto, e qua ai fini dell'indispensabilità devo comunque dire che certamente è ben risaputo che gli uomini d'onore continuano a delinquere pur se in cella, questo è un dato ormai acquisito processualmente, quindi non si comprende, e questo è rilevante ai fini dell'indispensabilità, come mai Cinà potesse sapere con tale assoluta certezza che il Mangano non era. Per me il pubblico ministero per me può leggere integralmente il contenuto dell'intercettazione. Sì. Vabbè, questa è una rilevazione che poi faremo nel secondo tempo. La può leggere direttamente. Per me sta bene, per noi sta bene. Sì. Prego. Nessuna opposizione in questo. Sì. Presidente, è rilevante ed è importante quindi l'acquisizione di questa telefonata agli atti del procedimento, anche il comportamento successivo di Dell'Utri, le risposte che dà Dell'Utri
alle dichiarazioni del CINA. Perché? Perché Dell'Utri dice chiaramente con nettezza al Berlusconi non c'è nessuna ragione di preoccuparsi. Presidente, io gradirei di non essere costantemente interrotto dalla difesa, perché sto facendo esattamente... L'opposizione lo dica, se no non faccio osservazioni sottovoce, che disturbano poi. Anche la credo che l'abbia detto da parte del tribunale. Non credo che l'intercettazione vi sia con nettezza. Con nettezza il commento da parte del pubblico ministero, perché io posso sottoporre... Devo arrivare a dire che è indispensabile, devo anche dimostrare l'indispensabilità, Presidente, quindi... Io penso che un minimo di riferimento al contenuto della conversazione, se vuole anche integralmente. È difficile, per questo chiedevo eventualmente di farla sentire, perché non è proprio semplice leggere. Questa è la tribunale a stabilire se sono indispensabili o meno. No, per favore. Sì, ma l'abbiamo già deciso a questo punto. La rilevanza di questa intercettazione telefonica allora si desume anche dalla risposta del Dell'Utri, anzi dall'affermazione che fa il Dell'Utri al Berlusconi. Non c'è nessuna ragione di preoccuparsi, c'è da stare tranquillissimi. E anche dalla successiva affermazione del Dell'Utri, comunque poi ti parlerò di persona, riferito al Berlusconi sempre, cioè che parleranno di persona di questo fatto. Questo ciclo di telefonate si chiude poi con una conversazione in partenza alle ore 14.20, quindi stiamo parlando di 19 minuti successivamente a questa telefonata, del 30.11.86, sempre sull'utenza intestata Dell'Utri Marcello. E nel corso di questa telefonata Dell'Utri Marcello telefona al fratello Alberto e gli passa Tanino Cinà, che era quindi presente presso l'abitazione del Dell'Utri in quella circostanza, in quelle ore. Quindi risulta chiaro il perché questa Procura della Repubblica chiede la trascrizione di questo ciclo, diciamo così, di telefonate, perché appunto si intende dimostrare in questo modo il ruolo del CINA all'interno di Cosa Nostra, il ruolo del CINA che possiamo definire ambasciatore di Cosa Nostra al nord, a Milano, il ruolo di Dell'Utri quale intermediario tra CINA e la Fininvest, la consapevolezza da parte del Dell'Utri del ruolo del CINA all'interno dell'associazione mafiosa. È una cosa che avevo dimenticato di dire nel corso dell'ultima telefonata, quella delle 14.20, si parla anche, Tanino Cinà viene passato al Dell'Utri Alberto, anche perché questi, il Tanino, chiede al Dell'Utri di perorare con Aristide Gunnella e altro soggetto politico dell'allora Partito Repubblicano un affare che lo interessava. Quindi anche questo ha estrema rilevanza in questo procedimento, proprio per dimostrare che vi era un do ut des Dell'Utri, che questo riguardava anche soggetti politici. Perché è rilevante questo? È rilevante, come vedremo poi dall'esposizione degli ulteriori mezzi di prova, perché sia Ganci Calogero che Anselmo Francesco Paolo, quindi due collaboratori di giustizia, parlano proprio specificamente della circostanza che l'avvicinamento, diciamo così, del Dell'Utri su incarico di Riina sarebbe avvenuto proprio anche e principalmente a fini politici, nel senso al fine di avvicinare l'allora potentissimo Bettino Craxi. Sempre in relazione proprio alla figura di Bettino Craxi e quindi ai rapporti che lo legavano al Berlusconi, ma anche al Dell'Utri, e quindi ecco la rilevanza, vi sono altre due telefonate. Sono solo due le telefonate, in realtà sarebbero anche di più, però ne abbiamo estrapolato soltanto due. Una prima telefonata del 31-12-86 alle 20.52, in cui si parla, essendo chiaramente la sera di Capodanno, si fanno gli auguri, e si parla in particolare del fatto che il Craxi era stato presso l'abitazione del Berlusconi e ad altre circostanze di natura privata, ma che dimostrano fortemente il rapporto di amicizia, più che di amicizia, di complicità che vi era tra il Berlusconi e il Craxi, complicità amicale, stiamo parlando sempre, e la telefonata successiva del giorno 12.7.88 alle 12.16.
In particolare si tratta di una telefonata che interviene sull'utenza intestata a Dell'Utri Alberto 06 88 48 283. È intervenuta tra Maria Pia Dell'Utri, la moglie di Alberto, e la nota presentatrice Rita Dalla Chiesa. In particolare, nel corso di questa telefonata si afferma specificamente che gli ultimi 20 anni i capodanni sono stati passati presso Silvio Berlusconi insieme a Marcello Dell'Utri e Bettino Craxi. Di rilievo anche è la telefonata intervenuta il giorno 2 giugno del 1988 alle 22.26 tra il Berlusconi sempre Dell'Utri. Nel corso di questa telefonata Berlusconi comunica a Dell'Utri l'avvenuto acquisto della standa. Perché è importante questa telefonata e perché se ne chiede la trascrizione? Se ne chiede la trascrizione in quanto che prima che la notizia esca effettivamente passerà un po' di tempo. Siccome in effetti il capitolo standa è un capitolo che verrà affrontato funditus in questo procedimento, è importante, quindi indispensabile ai fini del giudizio, anche avere la immediata percezione di quando effettivamente la trattativa era andata in porto, quindi il 2 giugno del 1988. Rilevanti sembrano anche, rilevanti e indispensabili, le ripetute telefonate intercorrenti tra Dell'Utri, Marcello e Cinà Gaetano, e siamo proprio nello stesso periodo, e questa è la rilevanza, per questo se ne chiede la trascrizione, di cui parlano i collaboratori Anselmo, Ganci e Galliano per quell'avvicinamento su incarico di Totò Riina. In particolare si indicano le telefonate del 31-12-86 alle 20.56, dell'11 giugno 88 alle 13.48, dell'11 giugno 88 alle 16.37, dell'11 giugno 88 alle 16.39. Queste telefonate sono meglio specificate nell'elenco, non mi diffondo sul quale è il numero telefonico intercettato. In particolare poi vi è una telefonata molto importante, quella dell'11 giugno 88 alle 20.07, sull'utenza intestata a Cinà Gaetano a Palermo. Nel corso di questa telefonata Dell'Utri e Cinà parlano di Alamia Francesco Paolo, soggetto di cui già avete sentito parlare nel corso di questa esposizione introduttiva, e parlano anche di atti riguardanti proprio il procedimento bresciano, con una richiesta esplicita da parte del Cinà al Dell'Utri di interessarsi anche per il difensore e per altre circostanze che lui dovrà disbrigare a Milano in relazione a questo procedimento penale. Inoltre vi sono anche tutta una serie di telefonate, quella purtroppo qua la data non è indicata specificamente, dal 27 maggio al 30 maggio del 1988, intercorsa tra Miranda Ratti Dell'Utri e Maria Pia La Malfa Dell'Utri, sempre con argomento Tanino Cinà e la conoscenza di Tanino Cinà delle famiglie Dell'Utri, sia quella romana, diciamo così, che quella milanese, del giorno 9 gennaio del 1987, e in questo caso è proprio Tanino Cinà che parla con la moglie Dell'Utri, preannunziando il suo arrivo a Milano. E vedremo che questa è una costante, cioè veniva sempre preannunziato l'arrivo a Milano, non appena tornava a Palermo veniva avvisato dell'arrivo a Palermo. Il 7 luglio del 1988, altra telefonata alle 7.37, in partenza dall'utenza del Cinà, e questo dimostra il rapporto, appunto per questo viene chiesta la trascrizione, il rapporto che esisteva tra Dell'Utri e Cinà Gaetano. Nel corso di questa telefonata emerge chiaramente. Cinà, per esempio, comunica a Dell'Utri, tra le altre cose, di avergli spedito il certificato di estratto di nascita, parla di un pacco per il bambino di cui non sappiamo chiaramente il contenuto e inizia a parlare subito dopo sempre di quella necessità che Dell'Utri lo accompagni personalmente da un avvocato a Milano per la vicenda bresciana. Interessante è anche, devo dire indispensabile ai fini della decisione, la telefonata dell'11 gennaio dell'87 delle ore 16.44 in entrata sul numero della casa, dell'abitazione del Dell'Utri. È una conversazione tra Dell'Utri e la moglie, da cui si ricava che Dell'Utri si era recato in quell'occasione a vedere, sarà una domenica presumo, una partita tra il Milan e l'Udinese, e aveva portato con sé Cinà e un altro dirigente della Fininvest. Nel momento in cui avviene la telefonata,
secondo quello che dice appunto Dell'Utri, Dell'Utri e Cinà si apprestano ad accompagnare Frigerio a casa e poi ad andare in via Rovani, dove vi è una riunione che deve riguardare Rete 4, un'utenza, una società televisiva del gruppo. Su domanda della moglie, Dell'Utri specifica anche che Tanino è con lui e che dopo, sembra di capire dopo la riunione, andrà in albergo. Alla riunione, specifica sempre Dell'Utri, sarà presente anche Silvio Berlusconi, che si comprende essere stato presente anche alla partita del Milan. Poi vi è una telefonata del 9 gennaio 87, in entrata sul numero intestato a Ratti Miranda, la moglie di Dell'Utri, che sempre ad argomento, ad oggetto, Tanino Cinà. E anche si parla di una cassata, poi apriremo il capitolo delle cassate. La telefonata del 10 gennaio 87 è entrata sul numero telefonico, sempre di cui abbiamo parlato, in cui Dell'Utri e sua moglie discutono di dove si trova il Cinà, e in particolare presso un hotel di Milano, l'Hotel Cavalieri di Milano, e ritornano a parlare della situazione di Rete 4. La telefonata del 10 gennaio 87 è la 18:24, in cui la signora Dell'Utri cerca di contattare il Cinà presso l'hotel, e tutta una serie di altre telefonate che adesso elenco genericamente, in cui sempre vi è uno sviluppo di questa stessa situazione, e in particolare la telefonata dell'11 gennaio 87 ore 11:26, e in particolare da questa telefonata si evince che si comprende che Tanino Cinà è stato invitato a pranzo proprio a casa di Dell'Utri Marcello, quindi ancora la frequentazione usuale dell'abitazione del Dell'Utri. Vi è una telefonata anche dell'1 gennaio dell'87, in cui parlano sia la moglie del Dell'Utri che il Dell'Utri che Cinà Gaetano, e da cui si comprende la affettuosità del rapporto esistente, e per questo se ne chiede la trascrizione. E poi vi sono quattro telefonate nei giorni tra il 16 e il 17 gennaio dell'87. In particolare alle 8:41, 8:46, 14:52 del 16 gennaio e alle 12:08 del 17. Si tratta in particolare di tutta una serie di telefonate che attengono alla presenza di Cinà a Milano e poi al ritorno di Cinà a Palermo. Vi è una telefonata poi che è avvenuta tra il 21 novembre e il 23 novembre dell'86. Questo è rilevante in relazione ad altro mezzo di prova che è stato chiesto già dall'ufficio del pubblico ministero. Si tratta di una telefonata che interviene tra il Dell'Utri e la madre, che si trova a Palermo. La madre in particolare parla di Tanino Cinà, gli dice che gli darà da portargli tutta una serie di cose, proprio a dimostrare la frequenza con cui si recava a Milano il Cinà, e inoltre affronta il tema della vendita da parte di Giuseppe Dell'Utri, altro fratello del dire imputato di cui abbiamo pure parlato nel corso dell'esposizione introduttiva, della fonderia Oretea. Si chiederà anche la produzione di alcuni verbali che riguardano questa società. Si tratta di una società che nell'ambito di altro procedimento penale, e anche di questo si chiederà di provare, è stato provato appunto essere stata venduta a soggetti mafiosi vicini alla famiglia De Graviano. Perché è rilevante questa telefonata? Perché relativamente proprio all'intervento di questi soggetti mafiosi è la stessa madre del Dell'Utri che si riferisce a questa circostanza. Vi sono poi una serie di telefonate che hanno un oggetto apparentemente futile, potrebbe sembrare futile, in particolare l'oggetto sono le 5 cassate che da Palermo a Milano e da Palermo a Roma vengono inviate nel corso delle festività natalizie del 1986. In particolare una di circa 12 kg per il Cavaliere, un'altra di 4 kg per l'altra villa del Cavaliere, quindi due in tutto, una per Dell'Utri Marcello, una per Fedele Confalonieri e una a Roma per Dell'Utri Alberto. E dicevamo, si tratta solo apparentemente di telefonate futili, perché in realtà dimostrano, sono come appunto può accadere anche da circostanze in sé per sé apparentemente futili, dimostrano la profondità del rapporto che esisteva tra questi soggetti. Anche perché vedremo, questo è dimostrato non soltanto dalla familiarità che viene fuori con tutti i dirigenti del gruppo Fininvest, i più importanti, quindi Dell'Utri,
Confalonieri, Dell'Utri Alberto, lo stesso Berlusconi, ma anche dalle modalità attuative della spedizione e soprattutto, diciamo, delle singole cassate, di una in particolare. Il gruppo di telefonate ricomprende in particolare la telefonata del 19-12-86 alle 13.51 tra Maria Pia, la Malfa dell'Utri e Cina Gaetano, avente oggetto appunto l'invio della cassata, chiamiamola così, romana, la telefonata del 22-12-86 alle 12.46, sempre lo stesso oggetto, la telefonata del 22-12-86 alle 13.46, sempre nello stesso oggetto, dello stesso oggetto, con accordi per ritirare la cassata. È importantissima la telefonata del 25-12-86 alle ore 19.38 in arrivo sull'utenza del Dell'Utri Alberto. In questa telefonata si affronta approfonditamente il tema della cassata che deve arrivare al cavaliere e si dice appunto in particolare quanto pesava la cassata, 11,8 kg, non so se il tribunale è in grado di comprendere l'enormità. Poi tant'è vero che lo stesso Dell'Utri commenta, è incredibile, cioè io me lo sono fatto descrivere, e infatti Dell'Utri commenta: gli arrivò con un camion. Cinà risponde che appunto per non farla rompere ha dovuto far fare una cassa appositamente dal falegname. Ma ciò che appare rilevante, pur nell'apparente futilità, ma appunto dimostreremo che non si tratta di argomento futile, è il simbolo che viene apposto su questa cassata di 12 kg che viene inviata a Milano. È un simbolo specifico, quello del biscione, con la scritta Canale 5 in numero ed in lettere. Ora, qua Presidente, io devo specificare per quale motivo queste telefonate sono rilevanti. Sono rilevanti, l'abbiamo già detto, perché dimostrano i rapporti che esistevano tra il Cinà ed alcuni importanti dirigenti della Fininvest, tra cui il Dell'Utri Marcello, ma anche il Dell'Utri Alberto. Ma non solo, diciamo che è rilevante, è indispensabile per l'accusa l'acquisizione di questa telefonata, proprio perché distrugge alla base l'argomentazione difensiva dei rapporti tra il Cinà e il Dell'Utri, come dei rapporti tra estortore Cinà, Dell'Utri estorto. Che non è stato mai detto. Certo, il tribunale non può sapere che non è stato mai detto, ma deve credere sulla... Non è stato mai detto, un'osservazione di questo genere, non è stata mai... Una frase Presidente, è stato detto davanti al GIP, comunque non ha importanza. Diciamo che è indubbiamente rilevante perché serve... E comunque non è... credo che ne Presidente, possa parlare. Ritiro quello che ho detto, è indubbiamente rilevante perché serve a, secondo la pubblica accusa, chiaramente, a fugare qualsiasi dubbio su quali fossero i rapporti tra il Dell'Utri e il Cinà. In particolare la rilevanza si ricava anche dal fatto che, come già ha avuto modo di esporre il procuratore aggiunto, dottore Loforte, questo ufficio chiederà la produzione di un libro mastro prodotto, rinvenuto in località Casa Ferreri, libro mastro della famiglia di San Lorenzo, libro mastro, come già si è detto, in cui proprio Canale 5, quindi la stessa società di cui stiamo parlando adesso, la stessa emittente di cui stiamo parlando adesso, viene qualificata una dazione di denaro come regalo e non come pizzo, come invece negli altri casi non è messa alcuna indicazione. Vi sono poi tutta una serie di altre telefonate che riguardano invece la cassata, diciamo così, milanese, e sono quella del 20-12-86-8-58, del 23-12-86-8-25 e del 25-12-86-14-17, in cui si ribadisce sempre questo tema della cassata arrivata al cavaliere e di quale fosse il contenuto, come fosse stata spedita. Passando ad altro argomento, che riguarda specificamente l'imputato Cinà Gaetano, vi sono una serie di telefonate, e nella fattispecie tre telefonate, quella del 13 giugno 88, ore 13.46, quella dell'8 luglio 88, ore 8.26, e quella dell'8 luglio 88, ore 8.26, sempre lo stesso ma diverse telefonate, che sono dirette dalla utenza telefonica del Cinà all'utenza telefonica di Sveglia Salvatore. Sveglia Salvatore, recentemente condannato per associazione mafiosa,
è attualmente imputato davanti al Tribunale di Palermo per il reato di riciclaggio. Cinà, in particolare, chiama Sveglia Parrì, padrino, e con grande deferenza. Questo, diciamo, lo diciamo soltanto e unicamente per far comprendere quale sia l'indispensabilità, ad avviso del pubblico ministero, di queste telefonate in questo procedimento. E, oltretutto, l'ufficio del pubblico ministero, tra la documentazione di cui chiederà l'acquisizione, chiederà anche l'acquisizione di documentazione sequestrata a Sveglia Salvatore presso la sua abitazione nell'agosto del 1992, che dimostra la sussistenza di rapporti d'affari tra Sveglia Salvatore e Cinà Gaetano. Ultima telefonata di cui si chiede la trascrizione è quella del 4 giugno 88 delle 14:24, intervenuta tra Dell'Utri Marcello e Comincioli Romano. Questa telefonata è rilevante perché dimostra i rapporti esistenti tra il Dell'Utri e il Comincioli, anche rilevante perché dimostra i rapporti esistenti tra il Dell'Utri e il Comincioli, anche a quando risalgono questi rapporti, è anche rilevante in relazione a quel capitolo che è stato già denominato come Affare Sardegna, e perché si parla anche di un'altra persona che in relazione alle dichiarazioni rese da Pellicani Emilio, di cui pure è stato chiesto da questa procura la citazione, è risultato essere uno dei soggetti interessati sempre a questo Affare Sardegna. Quindi per questo motivo si ritiene l'indispensabilità anche di questa telefonata. Io comincerei adesso, Presidente, con l'illustrazione dei mezzi di prova specifici che sono stati chiesti, però non so se abbiamo tempo. Ritiene di finire entro un'ora e mezza perché il Tribunale ha ancora da trattare un processo con detenuti. Ritengo che sia assolutamente impossibile. Impossibile. Allora, se siete d'accordo, ci aggiorniamo al 25, udienza che già avevamo programmata, per consentire al Pubblico Ministero di concludere l'esposizione introduttiva. E quindi dare la parola poi alla difesa. Presidente, io deposito l'elenco delle telefonate di cui richiediamo la trascrizione sia a lei che alle difese. Sì, la difesa non ha intenzione di almeno iniziare. Tutti i documenti dovremmo vedere, Presidente. Sì, ma potreste per guadagnare tempo fare voi. Già cominciamo. No, scusate, se voi illustrate anche i vostri mezzi di prova. Sì. Poi vi daremo tempo per esaminare la rispettiva documentazione. Perfetto. E guadagneremo in modo qualche udienza in tal senso. No, esatto. In modo che poi il Tribunale possa decidere. Va bene, allora ci arriviamo al 25, disponendo la traduzione dell'imputato Cinà Gaetano. 25, ore 9 seguenti, sperando di rispettare questo orario. Va bene, grazie.